Ciao a tutti, buongiorno, sono il cuoco Alessandro, ciao bambini. Allora, oggi prepariamo insieme un contorno multicolore per farvi vedere quanti tipi di colori possono avere le verdure. Quindi li prepareremo a dadi, faremo una dadolata di verdure e la cuoceremo in forno oppure anche in padella. Quindi vediamo in dettaglio quali verdure useremo. Le carote arancioni, le zucchine verdi, i pomodori rossi, i peperoni rossi e verdi, le cipolle di due tipi, viola e bianche, le patate e le melanzane viola. Tutte queste verdure adesso le laverò, le taglierò a dadini e poi vedremo insieme come andare avanti. E eccoci di nuovo qua. Dopo aver lavato le verdure, adesso procederò con il taglio. Quindi partirò dalle cipolle che poi andrò a mettere nella teglia e nella padella, perché preparerò questa dadolata di verdure in due maniere. Quindi adesso inizierò a tagliare le verdure e poi vedremo il risultato prima di cominciare la cottura effettiva. Solo per quanto riguarda la cottura in padella, invece di quella del forno, inizieremo a mettere le verdure che hanno bisogno di più tempo per la cottura, ovvero le carote. E eccoci, queste sono le verdure tagliate a dadolini e queste le andremo ad aggiungere all'altro tipo di cottura, ovvero quello in padella, in cui abbiamo messo per prima cosa le carote. Questa è la nostra teglia pronta per andare in forno. Unica raccomandazione: coprire con un foglio d'alluminio e ogni tanto mescolare. Rieccoci, abbiamo terminato la cottura della dadolata di verdure. In questo caso l'abbiamo fatta in padella, 25 minuti circa di cottura con fuoco allegro, diciamo. Questo è il risultato finale, tutte le verdure a pezzettini con i colori ben mantenuti. In questo caso invece l'abbiamo fatta in forno, come abbiamo visto abbiamo messo soltanto un foglio d'alluminio sopra. La cottura è un po' più lunga, si va sui 45 minuti a 180 gradi, anche 200, e questo è il risultato finale. Quindi vedete voi quale preferite. Grazie a tutti, ciao, a presto!